Neutro per la partita fra Fiorentina e Milan. Buon pomeriggio da Cesare Barbieri. E da Beppe Savoldi. Beppe, con il Napoli in testa alla classifica, il Milan a 2 punti, una partita interessantissima. Fiorentina che però sta arrancando a metà classifica, ancora a quota 18. Il Milan di Sacchi è una squadra che è sempre bella da vedere. Sì, soprattutto perché gioca sul campo neutro appunto di per il Napoli i 3 punti sono sì, importanti, i 2 punti. Chiaramente è chiaro che il Milan a questo punto spera di un passo che il Napoli faccia, commette un passo falso, però è molto difficile perché appunto la Cremonese è posizionata in fondo alla classifica, perciò sarà facile questa partita per il Napoli. Abbiamo visto inquadrato Roberto Baggio, il punto di vista, la tecnica la fa da padrona, ecco, per quanto riguarda questa squadra del Milan. Baggio dentro, un pallone bellissimo per Nappi. È stato bravo Galli, ha capito tutto, è uscito dalla. Pallone controllato da Dunga e poco fa abbiamo visto anche la Fiorentina sciupare un contropiede. Roberto Baggio. Il pallone dentro per Dall'Oglio, fermato, va sulla palla Filippo Galli, molto bravo Beppe. Peccato questo passaggio sbagliato, era un passaggio se fosse andato a buon fine che poteva diventare pericoloso. Donadoni si inserisce, calcia, la palla viene ferma, viene contratta, calcio di punizione però. E toccare leggermente all'esterno e battere appunto Ancelotti. Vediamo Donadoni e Ancelotti pronti a calciare, parte Donadoni! Tiro centrale tra le braccia di Landucci. È passata proprio in mezzo. Viola con Volpecina che lascia di convincere la rimessa in gioco a un compagno. Beppe, qua si vede cosa chiede Sacchi ai propri giocatori. Sì, abbiamo visto questa squadra che è andata a pressare subito in possesso di palla della Fiorentina. Oh. Fallo, fallo, i danni di Baggio, calcio di punizione, non vale la proiezione. Nelle zone, negli spazi centrali della difesa del Milan. Il colpo di testa e la palla controllata da Roberto Donadoni. Il servizio ancora al centro. Veramente, io sono convinto che ci divertiremo. Corner in favore del Milan con Donadoni, poi Beppe su questo traversone di prima, di Tassotti dal fondo, torneremo ancora. La battuta di Donadoni verso il centro, impenna la palla di testa per allontanare Pioli, poi ancora un colpo di testa, quindi allontana la Fiorentina, ma c'è il Milan sempre appostato sulla tre quarti. Ora Donadoni che manovra, mette in mezzo Donadoni per la testa di. E anche qui Beppe ci può essere un cross verso il centro. Sì, lo farà, lo metterà in mezzo questa palla, anche perché il Milan possiede grandi saltatori. Non è precisa la battuta, dunque riparte la Fiorentina con Dunga. Il servizio a Baggio, testa alta di Baggio, la finta, poi deve battere di esterno in profondità per Napi. Il grafico c'è Chigori, il presidente della Fiorentina, si appresta a calciare la punizione Dunga. Presidente in pectore c'è Chigori, perché lo ricordiamo ancora. Palla da Kubik, tutto mancino il giocatore cecoslovacco, l'apertura a Baggio che si porta verso il centro, converge Baggio, tocca la palla di esterno, poi il retropassaggio per Dunga. Fiorentina che temporeggia nell'avanzare, il servizio al centro per Baggio, Baggio davanti a Pazzagli ed è calcio di rigore. Sì, l'ha toccato, stavo proprio valutando, Baggio ha avuto, ha tentennato un attimino, Pazzagli è riuscito a toccargli questa palla, poi dopo ha visto che non poteva più recuperarlo e ha toccato. Pese 0 e attenzione a Roberto Baggio contro Landucci, parte Roberto Baggio, rete! Fiorentina in vantaggio! È cambiato nel giro di pochi secondi, è cambiato alla classifica di questo campionato, però siamo solo all'inizio, può succedere di tutto. Beppe l'ha tirato bene a rigore. Fiorentina 1, Milan 0 al 23esimo minuto del primo tempo qui a Perugia. Può ripartire ancora la Fiorentina in contropiede, 3 contro 2, Baggio! Il controllo di Baggio e il pallone recuperato fallosamente dalla difesa del Milan. Ma questo contropiede Beppe è stato gestito male. Sì, è stato gestito male, Baggio ha voluto rischiare il dribbling, aveva secondo me due compagni, due soluzioni. In vantaggio per 1-0 è avvantaggiata perché vuole colpire in contropiede e lascia il Milan l'iniziativa. Ha maggior ragione con questo vantaggio, attenzione. Donadoni incrocia e la palla finisce fuori. Scusa Cesare, ha fatto tutto bene, secondo me era troppo largo e lì doveva essere. Fortuna Milan a creare situazione per poter entrare da quella parte. Il pallone controllato ora da Donadoni, cerca di andarsene a destra, qui c'è un fallo.
volta di Pazzagli. La battuta di Donadoni, lo scambio con Rijkaard, ancora Donadoni. Su di lui c'è sempre Dell'Olio. Questa marcatura di Dell'Olio mostra come ci sia qualche problemino quando si marca a uomo il colpo di testa di Van Basten con la palla che finisce fuori. Il corner di Donadoni. Galli, poi l'appoggio per Baresi, dentro il controllo di Van Basten, la palla recuperata da Baggio, gran gioco di Baggio sulla propria tre quarti, avanza ancora Roberto Baggio. Siamo Landucci, inquadrato, attenzione a Donadoni, porta la palla sul sinistro, che si fa soffiare la sfera, riparte la Fiorentina con Dunga per Baggio, Baggio davanti a sé Baresi, lo punta Roberto Baggio, ancora davanti a sé Baresi, Roberto Baggio viene fermato da Baresi. Fatto notare prima questo giocatore che è migliorato tantissimo da quando è arrivato al Milan. Donadoni si porta a sinistra, mette in mezzo Rijkaard, la conclusione, la palla fuori. Ha calciato bene, direi che ha fatto tutto bene. Vediamo questa palla, abbiamo visto che ha creato tantissime occasioni, tantissime opportunità. Il fallo qui commesso da Tassotti su Buso. Finisce il primo tempo però con il Milan su Evani. Mi pare che abbia fatto bene Sacchi a mettere in campo Evani. Palla persa, recuperata ancora dal Milan. Baresi. Baresi al centro per Van Basten che viene fermato. Può ripartire la Fiorentina con Baggio. C'è un fallo di mano di Baresi che non viene fischiato. Che Sacchi vuole che i giocatori... Baggio dentro ancora per Dell'Olio, fuori gioco di Dell'Olio che poi sbaglia anche una conclusione a porta vuota. Ma il Milan comunque si porta ancora in avanti alla ricerca del pareggio. Guarda cosa combina il Donadoni. E poi si inserisce centralmente appunto negli spazi lasciati da Massaro e da Van Basten. Va bene a cercarlo, però ecco, non deve essere una cosa... Sta in troppo alto il pallone, il rinvio di Landucci, ora la Fiorentina che deve aumentare il ritmo del gioco. Baggio. Sotto l'aspetto fisico credo che il Milan stia meglio. Beppe, ora però Giorgi deve inventarsi qualcosa perché la Fiorentina deve attaccare, non può fidarsi solo al contropiede. Sempre con il Milan in vantaggio per 3-2, Tassotti. Lo scambio con Donadoni, che oggi ha toccato moltissimi palloni, ma dall'altra parte volta in chiusura, Beppe. Sì, fa bene Baggio andare a aiutare i suoi compagni in difesa e poi ripartire. Questo è molto importante per lo spirito. Il vantaggio che viene applicato, Buso per Battistini, Baggio, lo scontro con Tassotti. Poi Tassotti e Baggio hanno qualcosa da dirsi, calcio di punizione in favore della Fiorentina. È intervenuto deciso Tassotti, d'altra parte non poteva lasciare il pallone a Baggio. È una bella scivolata, ha arpionato questo pallone e ha conquistato la palla. E qui c'è Donadoni che prova una sortita sulla destra, Donadoni in aria, Donadoni davanti al portiere, porta vuota Rijkaard! Rijkaard sul corpo di Dunga, vicinissimo al 4-2 il Milan. È un'altra combinazione, ottima combinazione da parte del Milan, in modo particolare sviluppata da Donadoni. Donadoni è stato bravissimo, ha saltato un uomo, ha aspettato che arrivasse Rijkaard, però poi...